oggi ci sarà qui qualcuno, infatti qua c'è una sedia. Praticamente negli ultimi giorni, nell'ultima settimana penso, qui a Napoli sta in giro Samara, quella di The Ring. E quindi ho deciso di chiamarla, la chiamiamo, ha detto ciao Samara, tutto a posto, e mi ha risposto, ha detto, e ho detto vuoi venire a casa mia, facciamo una bella intervista, un tuo spizio del molto carino, e il site si muove, e sta venendo, sta quasi per venire, quindi l'aspettiamo tutti quanti con molta ansia. No, prego, entra, dobbiamo farti l'intervista. Ah, che brutto essere. Prego! Nene, allora, teniamo a bada le armi. Nonami. Ma mi stai guardando? Ma mi stai guardando così? Vabbè ragazzi, allora iniziamo questa intervista. Ui, complimenti per lo scarpone Samara. No, va. Samara, cioè proprio si sporcavano le mani. Mi sono le mani, va, allora siamo pronti per cominciare questa intervista. Ma non dirò, nessuno già ne parla. Vabbè, comunque ciao, benvenuti nell'intervista di con. Allora, qual è il tuo nome? Samara. Pugno? Lo sai? Non sai il pugno tu, Samara? No. No, Samara. Allora, Morgan comunque pugniamo tu, si fa schifo. Te vengo a chiedere lei. Vabbè, seconda domanda, perché hai deciso di uscire dal pozzo? Voglio la tua anima. L'anima è succhiata, non mi sta per lavorare, quindi mi manavo. Mi diventavo tutto a manca a passeggio, perché da mettere su grosso. E poi ma ci stanno tanti gente, mi savi? E ci stanno niente. Allora, ora, perché tra tante città hai scelto proprio Napoli per venire a romperci le scatole? Ma rispondi, scusami! Cioè ci sono tantissime città, ci stava Salerno, Milano, Roma, tipo che proprio caso è venuto, cosa che si mette scemo noi? Beh. No, ma brutto sì, una brutta. Bella mora, parlo con te. Ti offendi se ti offro da bere. La domanda che vogliamo fare a Samara è perché vai in giro solo di notte? Come se il Dimension in realtà sta a un euro, perché tu non lo compri? Capelli grassi. Tieni i capelli grassi? Io ho il corpo grasso da una vita. E va bene, non è però. Quindi vuol dire che te lo fai lo shampoo, ma in realtà non. Sì. Notte a mese. Una volta a mese più shampoo. Consumo acqua nel pozzo. Ah, questa era la domanda. Perché hai deciso di uscire dal pozzo? Da dove stavi? Perché dici ma? È venuto a rubare un pazzano, spiegaci! Voglio mangiare la vostra anima. Ma come? Perché la dieta non la fate voi? No! Ma solo acqua! Ma solo acqua! Ma si scienza, ma non è proprio paura. Un'altra domanda è, non hai paura di trovare una persona che capo di spostare la toia? No! Vabbè, comunque, un'altra domanda. No. Quelle adorza mille euro, la da mamma, ma Mario! Comunque sarà scostumato, insomma. Ma tu! Allora, quelle tu ci scostumato che ti ha da casa, mi piano qua, e tu stai piano a comprare i mobili.
e questa cosa non va bene. Ma ragazzi, Samara, ma t'ha posto una da che mi dico? Samara, voglio te. No, non è Gesù, facciamo te. Allora, un'altra domanda che tutti noi di Napoli siamo curiosi, che poi tu presenti Brilletti da vivere, se mi zapico. Ma sei fidanzata? No, ero. Ah, lo eri? Sì. Ecco, fino a farti sta delusa, eh? Ce l'hai nato, Samara, te pensi che ce l'ha, è mobile. Vedi questo cocktail? Mangiato. Ma tagliato a pezzettini. Metti disco, non riesco. Del brull'anima, Samara, del brull'anima là. Vabbè, comunque Samara. Senti, facciamo quest'ultima domanda. Ma che è? E allora io ti voglio fare. Sono le. Ho le orecchie piene di acqua. Nel pozzo. Hanno contattato, aspetta un attimo. Vabbè, allora, nel pozzo di le orecchie piene d'acqua, ok, ci siamo. L'ultima cosa che ti voglio dire, cara Samara, dopo queste domande che io ti ho fatto, però te fa proprio una mano, una allora, queste domande che ti ho fatto, tu hai bisogno di uno psicoterapeuta. Samara, che tu vuoi? Samara! Allora, tu hai bisogno di un psicoterapeuta. Non mi viene la parola. Comunque che ti aiuta? Violante! A me! Guarda come usci una gomma che sta veramente sta facendo! Cioè direi... Nuova moda! Nuova moda! Sì! Sì, io trovo che nei doppi punti voi... tagliate il nuovo! Invece faccia! Sì, perché? Vabbè, comunque fa una cosa. Allora, saluta tutti quanti nella videocamera. No! Saluta tutti quanti. No! Si sta facendo lo zoom, Samarannu! Samara! A prendere! Dove sei? Samara, vattene! Avanti! Allora, sentite, allora, ragazzi. Ma non è. Allora, saluta tutte le persone. Saluta. Saluta tutti, il famoso. Ciao, statevi bene. Grazie, ringraziamo a Samara per questa bellissima intervista. Samara, ma così pare che voglia fare un visita, ma la bella. Ti alza che sera. Che sera, che sera. Piazzate, vai. Di me, stata corsando un cuffio con me. Mangiare pizza tu con me. Mangiare pizza tu con te. Chissà che significa. Fame, no, lascia. No, no, dici. Mangiare pizza? Fame. Fame? E babbo, non è. Prima tu vuoi mangiare. Papà. Prima si può mangiare all'anno, poi si può mangiare la pizza, poi si può mangiare un babà, se cagami, sei un babà che si può mangiare, vero? Ma tu un babà? Un babà mi vuoi, Samara! Ma io sono cazzo una sporca! Una mamma mia là! Sì, allora, alzati! Saluta, dici ciao a tutti quanti! Mamma, chi sei? Se vuoi dire ciao? Ma che ne dici tu? E fa più forte, senza... Vai, alzati, fammi bene. Ti stai asciugando un bottiere, Sama! Te lo regalo. Ah, grazie, ma è rimasto pure lì. Dammelo! Tieni. Stai d'accordo, Samara, un bacione forte, divertiti. Guarda, chi non vede più, sto scioccato. Vabbè, ragazzi, di questa è stata l'intervista con Samara, spero che vi sia piaciuta, a me è piaciuta molto, è una ragazza molto simpatica, anche se è un po' pallidina e te ne capisco un po' sport. Però se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi soprattutto al canale, attivate la campanellina e fatemi sapere che cosa pensate di questo video nei commenti. Vi mando un bacione grande grande, ciao, al prossimo video.